Thank you Eccoci amici telespettatori, ben trovati per questo nuovo appuntamento di Culturalmente Parlando. Ospite di questa puntata Giovanna Ripolo, presidente dell'Associazione Mediterrarte, un'associazione che è nata da poco ma che serve a completare un po' quella che è l'attività culturale che eh, tu Giovanna stai mettendo in campo da tanti anni e che ti vede protagonista, ecco, sano protagonismo per migliorare anche la cultura crotonese soprattutto per dare spazio ad artisti che eh, scrivono, che hanno, scrivono libri, poesie, insomma, che fanno parte del mondo dell'arte e che sono interessati a questa città, a Crotone. Quindi io ti ringrazio di essere qui nei nostri studi e intanto ti chiedo perché Mediterrarte? Allora, eh, l'idea del nome Mediterrarte eh, è venuta a me e, e a mio marito, che insomma eh, facciamo parte, il mio marito come insomma tu sai Antonio Santoro, eh, abbiamo fondato questa associazione nel 2014 e ci piaceva trovare un nome che identificasse questa associazione culturale, che rispecchiasse un po' le nostre radici, che que sono quelle del Mediterraneo. Dall'altra parte c'era la parola arte che ci piaceva diciamo mettere... Eh, sottolineare, no? mettere eh, in luce e quindi abbiamo unito il Mediterraneo con l'arte ed è venuto fuori questo, questo nome, appunto Mediterrarte. Quindi è venuta fuori quella che è la nostra identità, dobbiamo dire, un'identità sì. in cui eh, crediamo, siamo tutti orgogliosi di questa identità, però dobbiamo anche andare a scoprire che cosa offre questa nostra identità. Diciamo che tu hai già un programma abbastanza chiaro e delineato per. E questo 2018 con le iniziative, è andata benissimo. Già la, la prima, il primo appuntamento è andato molto bene, e la Libreria Cerrelli credo sia un luogo ideale per poter parlare di cultura, di arte e ospitare questi scrittori, questi artisti che arrivano. Assolutamente sì. Eh, noi abbiamo diciamo, in collaborazione, una bellissima collaborazione è nata con l'Assessorato alla Cultura e col Comune di Crotone. Eh, proprio per questa rassegna, una rassegna culturale come dicevi tu, saranno ospiti tantissimi scrittori e abbiamo dato come titolo alla rassegna quella di autori in comune per un duplice motivo. Il primo che è proprio il significato letterale del termine, comune, eh, anche perché eh, gli autori quando vengono eh, non incontrano semplicemente la cittadinanza, come, dici, come hai detto giustamente tu, per esempio da, da, nella storica libreria di Cervelli, ma la mattina incontrano gli studenti che sono poi la linfa, sono quelli che effettivamente dobbiamo spingere sempre di più. A leggere e gli studenti so, vengono insomma c'è questo incontro con gli studenti nella biblioteca appunto comunale ecco perché è comune dal, dal, nel significato letterale nel, nel senso un po più metaforico abbiamo scelto la parola comune proprio perché eh, questa rassegna che è comunque eh, ha un significato Culturale, perché noi poi, insomma, con questa associazione, come dicevi tu, eh, lavoriamo su questo, sulla promozione della cultura, che poi sono libri eh, e musica. Eh, è sempre qualcosa che ha a che fare con la qualità, con le cose belle. Noi ci piace, abbiamo coniato un hashtag che è solo cose belle, nel senso che a noi piace condividere solo le cose belle. Dicevo, torno al discorso comune, perché abbiamo individuato eh, degli autori di eh, spessore e di qualità. Che hanno tra di loro delle cose in comune e quindi questa rassegna si svilupperà attraverso dei filoni tematici, sono cinque, da adesso fino a maggio. Il primo filone tematico è partito da poco con il giornalista e scrittore Antonio Sergi, riguarda il romanzo di formazione e si concluderà con Vincenza Cavallaro, eh, che sarà appunto nostra ospite, questa eh, scrittrice esordiente ma già eh, molto quotata di cui si parla insomma. Eh, tanto e eh, che appunto presenterà anche lei il suo libro e avrà il suo incontro con gli studenti. Così su succederà per tutti gli altri Autori, quindi affronteremo le tematiche. No? Affronteremo l'immigrazione, affronteremo la tematica delle donne, eh, parleremo di impegno civile, avremo insomma varie, varie sfaccettature e ci saranno appunto anche molti autori, anche eh, importanti a livello nazionale di, di testate, insomma, di, di, di case editrici anche molto, molto, famose. molto famose, insomma, molto importanti. Io ti ho ascolto con molto piacere perché ecco, uh, le cose belle. In una terra dove ormai si parla solo di cronaca e di fatti negativi, la cultura diventa una speranza, un seme di speranza e soprattutto la possibilità appunto di distrarsi da tutto ciò che fa della nostra terra una terra illegale, una terra della criminalità insomma, e soltanto di cronaca nera. Assolutamente sì, quello che a noi, insomma, ci è sempre piaciuto fare, ti, ti raccontavo, eh, l'associazione è nata proprio come una sorta di, di desiderio, eh, nato desiderio e anche di esigenza eh, da parte mia, da parte di mio marito che da, da anni, insomma, investiamo sulla cultura e ci confrontiamo con un territorio che non è assolutamente facile, però a noi piace, a noi piace vivere qui. E, e quello che ci piace è ci piace confrontarci ma ti ripeto con le cose belle quindi l'arte secondo me è sicuramente il paesaggio migliore no? dove poi eh, definire la propria vita e se si decide di vivere in un posto è bello pure che questo posto diventi ancora più bello no? più attraente anche grazie ad alcune iniziative culturali che ci è piaciuto mettere in campo in questi anni abbiamo avuto la fortuna di incontrare intanto gente meravigliosa che siano stati scrittori, abbiamo avuto anche la fortuna per esempio di avere sul nostro cammino Nicola La Gioia che poi è diventato anche premio Strega ed è bello quando incontri personaggi di questo genere Trovare un confronto, perché a volte eh, siamo piccoli nel senso che magari rimanendo dove siamo non riusciamo forse neanche a renderci conto. Nicola Laggioia quando venne qua ci lasciò, eh, dopo qualche mese uscì su Internazionale, una, un, veramente un regalo che ci fece parlando di questa, di questa realtà della nostra associazione. Ma la stessa cosa cerchiamo di farla, per esempio, con la musica. Certo. Eh, sia con la musica sempre, partendo sempre da un livello qualitativo alto, perché è quello che poi ci interessa fare, perché poi la nostra è una passione, noi non lo facciamo. Eh, tu sai bene che insomma, il nostro lavoro è quello di essere dei docenti e cerchiamo di farlo al meglio. Quindi questa effettivamente è una passione. E noi investiamo del tempo perché crediamo in questa cosa, perché insomma, crediamo anche nel nostro territorio e quindi anche la musica eh, ci ha accompagnato nelle nostre iniziative, spesso si, abbiamo fatto appunto eh, iniziative di musica etnica o iniziative di musica classica, essendo poi mio marito un musicista Infatti, classico. Infatti quello che ti volevo dire diciamo eh, che questo è un settore che eh, tuo marito conosce molto bene, non per togliere qualcosa a te, no, eh, ma che sicuramente permette a di fare delle scelte adeguate anche a quelle che possono essere le aspettative da parte poi del pubblico perché dobbiamo sottolineare che alle vostre iniziative il pubblico è sempre presente quindi è accol sono accolte dai crotonesi che vogliono un, un pomeriggio una serata diversa insomma no? sì abbiamo questa è una cosa che appunto ci, ci accompagna sempre nel senso che abbiamo delle persone che ci dicono vabbè noi veniamo a prescindere da quello che voi fate noi veniamo perché sappiamo che sicuramente Qualcosa, è qualcosa di bello. Non lo so, eh, a noi forse traspare la voglia di farlo, eh, la passione di fare quello, quello che facciamo e la scommessa su cui abbiamo, eh, diciamo, proprio scommesso, su cui abbiamo investito tanto e speriamo di riprendere perché abbiamo avuto un anno di fermo è stata, per esempio, la meglio gioventù che è stato questo premio, eh, a cui, insomma, un premio, tra virgolette, fortunato perché poi tutti eh, quelli che noi abbiamo premiato, anche se il nostro piccolo certo non è l'Oscar, però eh, abbiamo portato fortuna, è stato, fortuna. Accolto, bene è stato accolto bene perché poi i nostri primi premiati sono stati Aldo Giuliano, certo. sono stati no, tutti insomma Carlo Gallo, Marcello Fauci, sono... ragazzi che adesso comunque continuano nella loro professione, magari è stato quel pizzico così, Oreste Cosimo certo. che insomma alla Scala di Milano, Angela Bu, tantissimi insomma. Perché? Perché crediamo, crediamo eh, nel valore delle cose belle e nel fatto che bisogna lavorare. Eh, se si lavora bene, le cose si fanno con passione e si arriva sicuramente. E dobbiamo aggiungere, cara Giovanna, che in realtà abbiamo tanti giovani artisti che vivono fuori dalla nostra terra e quando c'è qualche iniziativa in cui sono loro ospiti, vengono molto volentieri. Questo perché? Perché le radici sono sempre presenti no? in ognuno di noi. Quindi questo rientro dei nostri artisti diventa una, un ulteriore passaggio in cui possiamo dire come Crotonesi, in questo caso, e eh, anche come Calabresi, possiamo dire che abbiamo delle persone speciali che portano il nome della nostra terra in giro per il mondo e lo fanno anche con orgoglio perché appartengono a una terra con una tradizione culturale importante come quella della nostra città. Insomma. Assolutamente, le radici sono importanti e questo è un po' forse eh, diciamo è qualcosa che mi porto dietro da docente di storia, no? nel senso che è importantissimo eh, per un futuro, eh, per, per, proprio per realizzare ciò che si vuole conoscere il proprio passato, conoscere le radici. Io quando, anche quando spiego la lezione di storia a scuola dico ai ragazzi capite, non imparate a memoria la data, l'avvenimento, anche quello, però è importante contestualizzare, perché se noi adesso siamo qui e in questo momento ci può essere, perché c'è magari no, una, una carenza, eh, un, una carenza anche in campo culturale, però contemporaneamente c'è anche una sete di cultura, allora c'è anche una motivazione storica, perché pur, proprio perché noi adesso in questo momento abbiamo questa esigenza e c'è questa emergenza, io dico, parlo sempre di emergenza culturale, perché è così, perché veniamo da un periodo non semplice certo. e dal punto di vista economico, questo porta... Anche la gente migliora ad allontanarsi ed è difficile, è difficile, però ce la possiamo fare, io sono fiduciosa. Certo, certo, certo che ce la possiamo fare anche perché formare le coscienze dei giovani diventa sicuramente interessante perché sono. Noi diciamo, anzi, noi diciamo sempre sono il futuro, ma sono il presente, perché senza i nostri giovani questa terra sarebbe una terra un po' troppo uh, anzianotta, diciamo. No? Invece mm -hmm. questi giovani, che frequentano anche questi incontri, hanno la possibilità di aprirsi la mente e di scoprire che cos'è la cultura, che cos'è anche la passione per lo scrivere, no? E quindi per la musica. E poi eh, che non sai mai se queste persone diventano importanti e nel tempo coltivano le proprie eh, ambizioni e poi magari te li ritrovi che raggiungono dei grandi traguardi. Ecco, è molto bello perché in effetti eh, sono convinta che ai giovani oggi più che nel passato bisogna dare un segnale diverso. Non si può pensare soltanto alle, a tutte quelle serie eh, di, di novelle che ci sono state e le chiamo novelle, ma okay. voglio dire mi riferisco a fatti di cronaca che hanno in qualche modo distorto la mente di tanti giovani. Allora recuperarla significa offrire a loro delle ottime possibilità. Sì, avere fiducia. Il loro motivarli e stimolarli, perché sono già circondati da tanto pessimismo, okay. eh, da tanto che dicono loro non c'è niente da fare le cose non andranno bene perché studi tanto è inutile anche no, laurearsi perché tanto non troverai lavoro io dico sempre ai miei ragazzi di fare quello che vogliono fare veramente di andare dove come diceva la Tamara, dove ti porta il cuore ma dove ti porta il cuore perché se loro decidono di intraprendere un percorso di studi che li appassiona loro diventeranno delle eccellenze non si può ragionare, eh, prendo questa disciplina invece di quest'altra perché è più facile trovare lavoro. Tanto adesso insomma, la situazione è critica un po' dovunque. No? Io ho carissimi amici con master, due lauree, anni all'estero, magari sono a spasso, l'ultimo laureato magari riesce a trovare lavoro. Un, un po' bisogna inventarsela in questo momento, bisogna inventarsela e lavorare sulle proprie passioni. Perché se le cose si fanno con, con passione, sicuramente bisogna mettere alla base di tutto la conoscenza. Io spiego sempre ai ragazzi che la nostra vera arma è la conoscenza. Allora, da, da là in poi, poi tu puoi partire. Perché solo nel momento in cui tu hai una buona base, poi decidi là dove eh, ti vuoi specializzare, dove vuoi diventare, insomma, dove, è quel, dove ti porta il cuore, allora poi... Sicuramente le cose funzioneranno. Certo. Qual è la reazione dei ragazzi di fronte a questi incontri? Ecco, quando hanno la possibilità appunto di confrontarsi con degli artisti importanti o con autori di testi che magari eh, si conoscono poco, perché non, 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 si, non si va spesso in libreria, voglio dire, no? Ecco, come, come reagiscono a questi incontri? Guarda, è sempre, eh, io lo dico, i ragazzi sono la cosa più bella che abbiamo, no? Eh, nel senso che è sempre un, una cosa nuova, una sorpresa, proprio... Eh, adesso mh, parlavamo prima, abbiamo cominciato questa, questa rassegna e sono, sono intervenuti dei ragazzi, eh, sia del Pertini che del Santoni, Sant dei ragazzi insomma, eh, che si sono, sono venuti all'incontro, diciamo, sì, no? No, ma tranquillissimi nel senso che sono venuti all'incontro e probabilmente qualcuno di loro era anche inizialmente eh, poco convinto, no? perché or oramai anche nelle scuole se ne fanno di queste, di queste cose. E poi è diventato invece una cosa, un colloquio molto intenso con lo scrittore, si sono eh, posti in maniera anche critica, c'è cioè stato proprio, e poi tu li vedi negli occhi, è bellissima questa cosa che tu vedi pian piano negli occhi dei ragazzi eh, scorrere proprio la passione, l'interesse per quello, quello che si sta facendo. E Ma capita spesso, domande. sì, assolutamente, sì, naturalmente... Eh, ci sono sempre dei docenti che li affiancano, quindi c'è sicuramente una preparazione di base e di questo eh, bisogna sempre ringraziarli. Però sì, sì, sono molto curiosi, ragazzi, so, da questo punto di vista sono molto curiosi. E dobbiamo anche aggiungere, diciamo, che eh, per fortuna abbiamo un assessore che ama il mondo della cultura. Ma eh. infatti questa è stata eh, una scommessa, eh, dire. è stata una scommessa dell'assessore dell vice sindaco Cosentino, eh, che proprio quando ne abbiamo parlato inizialmente, lei ne, ne ha parlato con, con me, con Antonio, ha detto però mi raccomando, ci tengo che ci sia l'incontro con gli studenti. Certo perché è importante il valore formativo delle cose, poi di cosa se ne possono fare tante, però il discorso è finalizzarle, cioè avere comunque un obiettivo che non deve essere semplicemente presento l'autore, presento il musicista, presento il personaggio, certo. ma eh, far rimanere questo personaggio qui. L'unico modo per farlo rimanere è avere appunto una valenza culturale in quello che si fa e quindi in questo caso farlo incontrare agli studenti perché gli studenti poi sono il nostro futuro e, e quindi questo è sicuramente un modo giusto eh, dell'affrontare gli eventi. Però, hai detto che sono cinque eh, tematiche che avete scelto, ma per la musica che cosa avete deciso di mettere in campo? Eh, per la musica, adesso ci siamo un attimino fermati: nel senso che eh, stiamo lavorando cioè, intensamente su questa, no? su questa cosa. E poi dipende pure dagli stimoli che vengono dal territorio, perché a volte anche le rassegne musicali o i concerti musicali vengono anche da esigenze del territorio. E proprio il, diciamo, una delle ultime cose che abbiamo fatto è stato un concerto di, di, di musica classica, ma appunto ti ripeto. Eh, non è detto che non ampliamo gli orizzonti con uh, anche altri generi musicali no? come è successo in passato certo, col jazz, appunto, con altri tipi di, di musica poi non dobbiamo dimenticare che voi avete curato un progetto di una casa per Rino con mm, le scuole sì. eh, ed è stato un progetto bello perché eh, hanno suonato, hanno cantato hanno, hanno partecipato con grande intensità eh, e poi c'è stato il concerto eh, nella, nella chiesa dell'Immacolata, se non ricordo sì, male. Sì, sì, Però nell'insieme eh, sì. i ragazzi che hanno la passione per la musica hanno trovato una valvola di sfogo, insomma, con questo progetto che avete messo in campo. Sì, sì, in quel, proprio in quell'occasione specifica c'era Antonio che gestiva proprio la parte della, della, della musica classica e c'è stata questa, questa, questa miscela sì. no, tra la musica classica e Rino Gaetano e abbiamo trovato che tantissimi punti d'incontro, moltissimi. Punti in comune. Eh. Proprio, in questo caso in comune, è vero, è vero, sì sì, assolutamente. Quindi insomma è iniziata questa rassegna e dobbiamo dire eh, che è iniziata alla grande perché comunque mm -hmm. anche sì. l'autore Sergi è stato, una, è stato accolto è bene. È stata una bella persona, è stata una scoperta perché poi in questo campo eh, alcuni scrittori si conoscono anche perché magari anche eh, molto famosi o magari perché ci sono una serie di giri, poi ce ne sono altri che tu eh, avvicini perché qualche altro scrittore te lo consiglia, come mi è successo in questo caso, no? perché eh, Antonio Serge è stata una felice coincidenza grazie a, a Vincenza Cavallaro che poi avremo prossimamente ed è stato bello, è stato bello cominciare così perché... Eh, abbiamo cominciato tra virgolette in punta di piedi perché Antonio è stato veramente un personaggio che ha detto cose di un'intensità unica, chiunque è uscito quella sera dalla libreria lo ha, lo ha ripetuto. Ma le ha detto con garbo, con una plomb che non è proprio del nostro secolo, in cui siamo abituati ad urlare, a stare sempre un po' sopra le righe. Lui è stato veramente molto. ha pure un, tipo di un linguaggio molto fine, perché molto poi fine. lui è un professionista, certo. insomma, come te, perché lui è un giornalista, quindi nasce dal giornalismo, quindi sa. Mh, di cosa parla no? il linguaggio lo sa Anche utilizzare, linguaggio deve, utilizzare. Eh, deve utilizzare però ha detto veramente cose di un'intensità eh, unica perché lui ha fatto riferimento sia al discorso eh, diciamo di della spiritualità certo. per esempio ha fatto un grande riferimento alla spiritualità poi per esempio con i ragazzi è stato bellissimo perché lui ad un certo punto ha detto i ragazzi infatti l'hanno colta questa cosa dice la prima cosa è che voi dovete volervi bene mm. perché soltanto se voi vi volete bene eh, allora riuscirete no? a far vedere questa positivi positività nel mondo e questo e torniamo a quello che dicevamo prima il messaggio degli scrittori ai ragazzi perché a noi questo interessa cioè gli incontri con i ragazzi eh, volta per volta saranno quei momenti diciamo particolari che non sono la semplice presentazione del libro del, saranno proprio gli incontri con una persona che ha qualcosa da dirti di diverso no? di, di, di profondo sì. qualcosa con cui tu ti puoi, ti puoi confrontare e poi dicevi tu e riprendo io il discorso Sicuramente fare un evento di questo genere in un posto che ha un fascino speciale. Io lo dico sempre, ogni volta che presento i libri da Paolo dico, sono, mi sento a casa. No? Paolo e Claudia sono come dei si sta bene perché sì, si respira, loro adesso. sono accoglienti. La Libreria Cerrelli è un posto storico dove si fa um, cultura da veramente tantissimo tempo. E quindi, ogni volta che c'è la presentazione Fatto di un da libro, di diciamo, un sì, là si sta bene, tutti gli scrittori, cioè non è una, solo una mia sensazione, o una sensazione del pubblico. Chiunque venga da fuori si sente diciamo, a, a proprio agio. Quindi, di questo logicamente non, non ringrazieremo mai abbastanza Paolo Cerelli di, di questa grande opportunità. Qualche incontro faremo a proposito proprio di questa rassegna, lo faremo anche al Museo Pitagora. Certo. Al Museo Pitagora, perché come giustamente parlavi tu prima, delle nostre radici. No? È giusto anche eh, riprendere il discorso delle nostre radici e sicuramente eh, la figura di Pitagora è quella che più di tutti insomma, certo, ci può rappresentare su cui parliamo, di cui parliamo tutti, no? sì. eh, ne diciamo di tutto e di più, però in realtà trovare persone che dedicano la loro attenzione e il loro studio a questa figura ci aiuta anche a capire. Ancora di più, no? Perché Pitagora è arrivato a Crotone. E come è arrivato sì. a Crotone, insomma, è un po' tutta quella, che, quella storia. Noi diciamo, siamo la città di Pitagora. E dire già questo ti mette nelle condizioni di voler sapere sempre di più, soprattutto di avere informazioni giuste. Bene? Ah, sì. Eh sì, corrette. corrette. Questo, eh, torniamo al discorso che facevamo prima sulla cultura Beh. e sulla conoscenza. E quella è una cosa, una cosa importante. La figura di Pitagora... È studiata, io poi mi trovo a insegnare filosofia ed è il programma che appunto, si fa proprio all'inizio con appunto. i ragazzi. I ragazzi sono sempre molto affascinati da, da, dalla figura di questo grande filosofo che viene, insomma. Eh, si avvicina a loro no? inizialmente con un'aurea no? di, di leggenda, poi pian piano capiscono che ci sono tante cose importanti che ancora noi oggi. Che sono state tramandate nel tempo e certo. che noi ancora oggi. Non conosciamo in, in tutta, Esa la, no, 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 tutta sì. la storia. Assolutamente. Io spesso, quando, quando, per esempio, arrivo a spiegare Pitagora, porto i ragazzi di solito fuori, mm. perché i versi aurei eh, che Vengono mi piace spiegarli le... proprio, eh, farli proprio all'aperto, i ragazzi è come se lo. Non dico che come se lo sentissero, ma lo mi, percepiscono, piace, percepiscono mi piace pensarla questa no? cosa, no? perché comunque stare e no, parlare insomma, di Pitagora all'aperto perché in fondo una volta così si faceva filosofia certo, si faceva sotto no? I, i porticati, di Platone, Aristotele facevano lezione all'aperto e quindi quando e è possibile. Il uh -huh. vecchio liceo classico utilizzavano questo sistema, questo no? sistema di sì, mettere sì, i sì. giovani a contatto con la natura per fargli scoprire anche quello che era il messaggio della sì, nostra sì, terra. Sì, noi poi vabbè, abbiamo una grande fortuna al liceo sì. che abbiamo questo mh, giardino bellissimo, sì, no? Questa, sì. dove è, i ragazzi, un è un patrimonio culturale forte, importante e insomma è bello, è bello è è molto, suggestivo. Molto. Certo, certo è molto suggestivo e molto importante Il prossimo incontro quando si gioca? Allora, il prossimo incontro sarà il 10 febbraio, così chiudiamo la prima tematica, quella che ti dicevo sul romanzo di formazione. Verrà Vincenza Cavallaro, questa eh, scrittrice questa avvocata, avvocato, ehm. scrittrice sordiente esordiente perché è il suo primo romanzo sì. che ha già ricevuto critiche molto positive. Eh, Quest'estate è stata pure al, al premio Caccuri, sì. quindi eh, e ha scritto questo romanzo ambientato in questo futuro, vabbè, non, non svegliamo, non facciamo da spoiler, però è un romanzo molto affascinante, c'è una tematica importante. So che lei ci tiene tanto, insomma, questo discorso anche della donna, della del donna. valore della donna. E, e quindi eh, con lei chiudiamo questa, questo primo capitolo. Sì. Il secondo capitolo si aprirà da lì a poco, e questo già lo posso anticipare. Parleremo della mitologia. Mm. Quindi la seconda parte sarà dedicata alla mitologia. Prima ci sarà uno scrittore crotonese che è facente, è, Gianluca. È Gianluca Facente <ride> che porterà eh, un nuovo suo lavoro, sì, che è so, quello su Michel. So eh, tu sai tutto perché li segui più di me. Perché ci no, è, è sembrato giusto dare anche, eh, abbiamo insomma, dato spazio in questa rassegna, vedrete tantissimi eh, scrittori che vengono da fuori, però ci sembrava giusto premiare un crotonese che comunque in questo campo sta lavorando tanto, infatti porterà questo lavoro che è uno studioso ha, ha già portato al gruppo, porterà al gruppo archeologico, certo, quindi certo. sarà uno degli incontri. E poi successivamente ci sarà... Carola Susani, che è una scrittrice, è stata anni fa anche finalista al primo strega, una scrittrice molto importante romana, che lavora molto sulla mitologia per ragazzi, quindi ha riscritto l'Eneide per ragazzi Bellissimo. e qua porterà l'odissea. Eh, proprio da dedicare ai ragazzi. E qua in, in, questa volta daremo spazio ai ragazzi, agli studenti e alle scuole medie. Quindi ci sarà questo incontro in cui parleremo di mito e di mitologia, cioè. che un po' ci appartiene. Poi le altre è una sorpresa, poi no, andando fino è... a maggio ci sono tante, tanti, tanti spunti eventi, nuovi. Dire, tanti spunti sì. nuovi, tanti eventi e tanti ospiti sì. che arriveranno e che potranno segnare questo percorso. Questo percorso no? assolutamente. Io dico che la vostra è una sana ambizione, quella di allargare. Mm sempre i confini della, della cultura sì. e questo eh, chiaramente fa capire intanto che avete sempre costantemente voi fa famessete di cultura no? sì. ma quello che voi avete acquisito negli anni lo mettete a disposizione degli altri e questo mettere a disposizione degli altri un pacchetto culturale come questo significa dare a que alla città eh, la possibilità anche di Sai, io dico che noi abbiamo bisogno del pensiero positivo, abbiamo bisogno di conoscere la nostra storia, abbiamo bisogno anche dei momenti di relax e, e quindi ritrovarsi per certo. ascoltare un, uno scrittore che racconta il suo libro, secondo me è veramente un momento anche di socializzazione nello stare insieme, soprattutto dire chiudiamo una parte negativa, guardiamo, guardiamo avanti. Sì, guardiamo avanti. Poi noi, una cosa che cioè, a noi piace molto confrontarci. Eh, vedere no, anche eh, confrontar, confrontarci sì. con ciò che mh, è diverso da noi con ciò che magari è un pochino anche lontano da noi ma ogni volta che vengono questi scrittori ci piace parlare insomma e eh, 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 capire anche come funzionano determinate realtà parallele alla nostra quindi capire dove stiamo sbagliando se è il caso di fare meglio sicuramente è sempre il caso sì. di fare meglio no? io poi non so, sono una sempre tu mi conosci non sono mai contenta però eh, per per migliorarsi bisogna guardare oltre, lo sguardo bisogna mandarlo oltre, non bisogna fermarsi all'orticello di casa propria dove magari tu sei il fiore più bello, certo, perché certo. poi l'orticello è piccolino, e no, bisogna guardare oltre, bisogna guardare oltre dove ci sono dei fiori sicuramente bellissimi da cui tu puoi prendere ispirazione. Sì, e poi diciamo che guardare oltre significa allargare l'orizzonte della conoscenza. E questo è soltanto un progetto positivo che ci permette anche di arricchirci culturalmente, ma anche di aprire la nostra mente. No? E quindi leggere è molto importante, noi lo diciamo sempre, e questa trasmissione è nata proprio con l'intento eh, di permettere ai nostri telespettatori di scoprire gli artisti di poter capire chi scrive, cosa scrive e quindi di essere in qualche modo eh, presi no? dalla voglia di andare a leggere quel libro e di, di avere eh, l'opportunità di confrontarsi con la scrittura italiana, ma io dico in particolar modo con quella nostra. Noi siamo al termine di culturalmente parlando Giovanna, io ti ringrazio perché eh, questa trasmissione vuole essere una finestra aperta costantemente. E noi siamo arrivati alla terza edizione, quindi eh, c'è questa voglia sempre di andare a inserire nel programma persone diverse con progetti e programmi diversi proprio per avere l'opportunità di dire questa è l'altra faccia della medaglia. E infatti sono io che ringrazio te e ringrazio Retti naturalmente per per questa occasione di poter dire e di poter raccontare quest'altra faccia della nostra terra, che è poi è una terra bellissima. Quindi raccontiamo anche le cose belle. Una, cosa, una terra da mare Una terra da mare sono d'accordo. <ride> grazie amici telespettatori, grazie a Giovanna Ripolo e noi ci vediamo la prossima settimana. Non riesco. Ciao, Vodick.